Buonasera, buonasera a tutti, bentornati ad una nuova diretta di Ore d'Orrore. Bentornati a tutti, vi saluto. Vedo Federica. Stiamo aspettando l'ospite della serata, stiamo aspettando l'attore Jacopo Mariani, che ben tutti conoscete. Ciao Salvatore, buonasera. Aspettiamo Jacopo. Il piccolo Carlo di Profondo Rosso. Eccolo qua. Ho invitato Jacopo. Eccolo! Ciao Tania! Ciao! Hai visto che è stato facile entrare? Sì, sì, no, pensavo un attimo le crisi. No, assolutamente. Da passati gli 80 anni e così, Esatto. Allora, stavo dicendo il piccolo Carlo di Profondo Rosso, ormai lo sanno tutti, il piccolo Albert di Suspiria, quindi insomma, sì. Devo subito dire una cosa, Jacopo. Questa è la, credo, 39esima puntata di Ore Talk, ma la puntata zero fatta a Piazza del Popolo a Roma l'ho fatta proprio con Jacopo, quindi iniziare una nuova stagione di Ore Talk con Jacopo Mariani. Grazie mille! Non poteva essere altrimenti. Sì, sì. Allora Jacopo, dimmi. Parliamo subito della tua carriera. Allora, tutti, io però volevo iniziare anche un po', diciamo, dando merito a quello che tu hai fatto, perché tu non hai fatto solamente Suspiria e Profondo Rosso, tu hai iniziato prima a fare delle parti. Vuoi dirci quale parte hai fatto e in che film? Allora, io iniziai con sempre nel 74 con La Cugina di Aldo Lado. Quello fu il mio primissimo film, praticamente, che poi fu un'occasione veramente strana, perché mia madre stava leggendo, dice: guarda, sembra che parlano di te, cercavano un ragazzino però più grande, 13-14 anni, biondo, per questo film. Io mi mise a ridere e dico: vabbè, proviamo. E da lì è nato tutto. Feci il provino, tutto quanto, Aldo Lado mi accettò, e si fece questo film sia a Roma che a Palermo, e poi da lì abbiamo iniziato a fare la gavetta fino ad arrivare poi in Profondo Rosso. Ecco, domanda classica, scontata, sì, che ti avranno fatto 850.000 volte. Come sei arrivato ai provini, credo del 74, se non erro, sì, perché era, di Profondo Rosso? Allora, il primo provino... Che dicono qui? Qui mi passo, sul gobbo io stasera, ragazzi. Vai, va bene. Ormai stiamo invecchiando, pure a me mi servirebbe. Pure a me mi servirebbe il gobbo. Sì, di fatto. Allora, praticamente, cosa è successo? Chiamarono, anzi, io c'avevo, che poi ancora oggi conosco l'Olga, che mi chiamò e mi disse: guarda che c'è Dario Argento, è un grande, cerca per questo film d'orrore. Mi presentai, mi sembra che quel periodo in Profondo Rosso, quella mattinata, si era circa 500 bambini. Tanti, Sì, quindi entravano tutte le mamme col bambino, però erano più le mamme che i bambini, sai, classica mammona, mio figlio lì, mio figlio là. Quando entrai io, bussai avanti, aprì la porta, vidi Dario, gli dissi: ma lei è il regista? Dice: sì. Dico: posso far entrare mia madre o la lascio fuori? Si è innamorato subito di me. Adoro. Ma perché c'era questa cosa che eri entrato prima tu? Come? Perché c'era questa cosa che sei entrato prima di mamma? Vabbè, mamma era danese, di Copenaghen, okay. Quindi ci ha sempre dato il massimo dell'autonomia, ovviamente, insomma,
Esci da casa, a che ora dove vai e a che ora torni, con chi Certo. vai, cioè non è chi mi lasciava. E quindi era una cosa mia e io presi e entrai. In fin dei conti non cercavano mamma, cercavano il bambino. Esatto. Ma è così rimasto innamorato di questa cosa che ti ha scelto solo per quello, oppure perché tu mi avevi raccontato già della scorsa volta che ti avevi visto preparato, pronto, che non avevi paura, che eri temerario, sapevi bene che cos'era un film. Sì, io appunto avevo già qualche esperienza in proposito di film, però mi vide anche molto sveglio, molto autonomo, mi parlò di questo film che era insomma delle scene forti e io gli dissi: guarda, papà tanto c'ha dei teschi in casa, quindi figurati, non ho paura assolutamente. Ricordiamo anche papà, grande artista, un pittore, Sì, un grande pittore. Quotato, si studia già da decenni, diciamo, nelle scuole artistiche, insomma, bene anche per lui. Lui sta nel suo mondo, sta lì a Manhattan, a New York, e niente, con personaggi della serie Mick Jagger, The Rolling Stone, e così via. Intanto saluto Ribe Movie, Jose, Katia, stanno entrando tantissimi, quindi Ma io, ragazzi, sono ciccato con questo cellulare. Federica, Oh Stefano, ecco Stefano, qua, c'è anche Stefano picciolito! Pizzolitto, eh? C'è anche Eh Stefano sì! Pizzolitto. Ciao Sì! Stefano. Ciao Stefano! Ci Eccolo qua. vediamo presto! Eccolo qua. Allora, questo per quanto riguarda Profondo Rosso, Sì! ti ricordi il primo giorno di riprese? In profondo rosso, sì! Si entrò, salutai Dario, che Dario affettuosissimo, tutto quanto. Ed era una giornata umida, pioveva, eccetera. Giustamente mi disse: guarda, vai dalla truccatrice, dopo che avevo preparato tutto, che mi devono fare tutto il vestito su misura. E per il prima sera di riprese, cosa accadde? Che mi devono fare i ricci con E quindi l'umidità 4 volte, il tempo di attraversare per entrare a fare la scena, si riallungavano, si allicciavano, giustamente, è sì, ovvio. un classico. Però è stato veramente molto bello, eh. Un'accoglienza, C'era molto forse calore nel corso della scena. Credo che tu la prima scena che abbia fatto sia proprio quella che vediamo tutti, in qualche modo, del coltello, anche. No, giusto? sì, ma le prime scene c'era, sì. Si è fatto 2 o 3 giorni di scene per fare tutto il montaggio. Diciamo che ovviamente la scena, mi spiegò Dario, dice: guarda Jacopo, dice, guarda, questa scena è importante perché racchiude, cioè lui mi parlava come fosse adulto, Certo. racchiude praticamente, sei la chiave di tutto. Si vedrà brevemente all'inizio del film e alla fine. E lì tutti capiranno. E quindi disse a Dario: vabbè, posso vedere il copione del film, eh? Quindi mi lessi tutta la storia durante la notte, chi era questo Carlo, cosa aveva Quindi eri proprio subito. entrato bene nella parte, nel senso sì quando sei sì entrato nella sì parte avevi ben capito, perché sì 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 Dario ti aveva spiegato esattamente cosa rappresentava poi quel bambino. Certo, sì, anche perché oggi come oggi, no, ma eri un bambino, magari ecco, te lo hanno far vedere sotto forma di gioco, di scherzo. No, 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 assolutamente, era un lavoro, aveva capito benissimo Dario che ero cosciente di quello che stavo facendo e quindi mi immedesimai nella Jacopo, tra parte. poco torneremo a parlare di Carlo, anche cresciuto, no? Perché poi Certo. ovviamente racconteremo bene questa figura di Carlo, no? Interpretato da te e da Gabriele Lavia, ovviamente in versione adulta, un grande maestro del teatro anche lui, oramai. Decisamente. Tu eri piccolo, però insomma non avevi nemmeno 2 anni. Avevate compreso che Profondo Rosso sarebbe diventato un vero e proprio cult a livello internazionale? No, almeno io sinceramente no, ma credo anche nell'aria, vabbè, Dario, grandissimo, c'era dietro le quinte.
la Daria Nicolodi, che già all'epoca parlava con mia madre, con mamma, che avevano un progetto di un film che parlavano di magie, c'era già sotto, e mia madre che, diciamo così, era presa gli diede dei consigli in merito a dove andare, dove fare delle ricerche, e da lì nacque una bella amicizia con la Nicolodi. Tra l'altro, voglio ricordare che Dario Argento ha avuto sempre queste cose che, anche per esempio, in Quattro Mosche di Veluto Grigio, in uno dei soggetti doveva esserci appunto la medium nel teatro. Poi fu Certo. scartata questa idea, ma fu ripresa con Marsha Merrill proprio in Esatto. Profondo Rosso. Quindi anche qua mi stai raccontando una cosa che praticamente Sospiri aleggiava già Già, all'interno di Profondo Rosso. sì. Nel momento era lontano 70, era dicembre del 74, che poi l'atmosfera riproduce proprio il periodo esatto, diciamo. Non so se è stata fatta come coincidenza o eccetera, però aleggiava già Suspiria, che poi ancora non c'era un titolo, non c'era nulla, ma già ci stavano lavorando a Già quattro. c'erano le basi, già Sì, c'erano le basi stregonesche sotto, in qualche modo. esatto. Era in amarga Che specialmente lo poi zampino. conobbi la figliola di Dario Argento, la Fiore. La Fiore Argento, che Quando rincontreremo, spero, il prima possibile a Carlo Profondo Rosso Sor senza pioggia. Sì, gli dissi: guarda, ora ti faccio vedere come si muore. Presi il coltello retrabile, quello finto, ovviamente. Dai. Sì, me lo davo sullo stomaco e morì. E mi appoggiavo nella scena di Profondo Rosso. Hai visto il divano di Profondo Rosso? Sì. Lì cascavo. E lei: Bellissimo. mamma, Io, mamma, ma tu ti rendi guarda. conto, pensa quanto ero malata io. Io vedevo il divano e dicevo quando ero piccola, che bella la parete. Era quella parete che era bellissima. Questa è Sì, la malattia. Uno sta in quella stanza, non so per quale motivo. saluto Daria manca Federica tanto, scrive Dai Testoni, la scrittrice, dice Daria manca tanto, manca moltissimo. Manca moltissimo, Francesco. questo Ho pure i parenti che mi girano stasera. è. Eh? No, c'ho pure dei parenti che saluto, la Federica. La Federica e la Silvia. Sì, che ora si vede. Aspetta, vediamo un po'. Ecco, vedi questo di Suspiria, questo qua. Certo, dietro, Questa è Suspiria, una Suspiria. riproduzione della Federica Incredibile. di mia Allora, cognata. Jacopo, io volevo soffermarmi sul personaggio di Carlo. Carlo Piccolo interpretato da te, Carlo Grande interpretato dal grande Gabriele Lavia. Chi era Carlo? Allora, la prima cosa che mi viene in mente a me, e poi ti faccio parlare a te, giustamente, che sei più dentro ovviamente al personaggio, perché chiaramente ricordiamoci, come ha spiegato prima Jacopo, che per fare il personaggio piccolo ha dovuto capire anche quello che ha interpretato da Lavia, perché altrimenti una tale sofferenza, un tale sconvolgimento negli occhi di un bambino, come abbiamo visto Giacomo Mariani, che non è da tutti farlo, non si può non capire. Va capito nel momento in cui un piccolo attore come Jacopo sapeva Sì. insomma, le mille sfaccettature di Carlo anche da grande. Un ragazzo alcolizzato, un ragazzo che doveva coprire la madre sapendo che, diciamo, non stava molto bene, mettiamola così. Un ragazzo omosessuale, nel senso che comunque andava a letto con dei travestiti, lo possiamo dire, Sì. non transessuali, ma travestiti veri e propri. Ora, la domanda che io mi pongo, perché molto spesso me la sono posta la domanda, quando Carlo aveva queste tendenze, questo orientamento sessuale perché era così, oppure sicuramente ha influito la sua storia? Ma io credo Secondo te, che un tuo pensiero personale, quello che hai potuto, insomma, concepire nel corso degli anni? io secondo me una persona che con lo shock che ha ricevuto proprio a livello infantile ha seguito sempre una ricerca su quello che era se stesso. E Sì. quando si fa una ricerca della persona, ovviamente si ricerca tutto, anche la sessualità.
È come se fosse rimasto, diciamo, tu guarda, cioè noi quando si decide di avere un uomo, una donna Al proprio accanto a fianco, noi, sì. una passione, quello o quell'altro, cosa avviene? Avviene che fino a una certa età non esiste sessualità. Quindi, secondo me, era anche un po' quella, a mio intuito, La sua che natura. esatto, rimane praticamente per sempre alla ricerca della sua entità, bloccata molto probabilmente da quello che poteva essere la sua infanzia. C'è sempre stato un personaggio gay o un personaggio trans nei film di Dario Argento, a volte romanzo Vediamo classica. anche Suspiria con Bosè. Miguel Bosè, esattamente, dove Antigo. si fa intendere quando c'è una delle protagoniste che dice: ma a noi ci sembra stato detto che quello è un po', capisci? È un po' così, è quella la frase che viene detta nei confronti insomma, di Miguel Bosè, ma poi c'è il travestito di uno dei film thriller, appunto, dei primi tre film, ed è Certo. la Ursula che era l'uccello delle piume di cristallo, se non erro. E poi c'è ovviamente il grande attore di cui adesso non ricordo il nome, che ovviamente è gay, che fa l'investigatore in Quattro mosche di velluto grigio. C'è appunto Carlo in Profondo Rosso, Miguel Bosé in Suspiria, ma ne potremmo toccare tanti altri, no? Ecco, la figura, diciamo, Eva Robbins in Tenebre, ma insomma ci sarebbe proprio da fare. Ecco, insomma, Dario non si è fatto mancare niente. Niente. Anche un figura affetta da nanismo, ad esempio, il Vedi se non ho sonno, ad esempio. Quindi, insomma, è andato sempre a prendere persone discriminate o per il loro aspetto o per il loro orientamento sessuale. Ecco, in Profondo Rosso questo che cosa ha rappresentato? E poi se ci vuoi dire qualcosa proprio diciamo, sul mondo LGBTQI, cosa pensi? Senti, ascoltami, e molto probabilmente io poi vengo da una famiglia di artisti. Sembra quasi ci fu anche come vorrei dire, un catalogare che negli artisti in generale, nell'arte in generale, esiste l'omosessualità, ma non è vero assolutamente. Nel senso, è nella vita. Nella vita quotidiana c'è sempre stato. Possiamo andare a vedere anche la Bibbia, le antiche sacre scritture, cioè si è sempre parlato, è sempre esistito. Poi, ovviamente, hanno fatto un po' in modo e maniera di, magari ecco, nell'arte, forse, diciamo, hanno avuto Maggiore risalto. sì, di esporsi. Perché Così comunque come nel anche poi. Esatto. mondo insomma, della moda, è normale, no? Diciamo nel mondo, Che no? proprio parlare dice sì, ma allora è un fatto anche di sensibilità. Molto Probabilmente, probabilmente. probabilmente. Lo è, però è nella vita comune, cioè tutti noi abbiamo scelte di vita. Che però ecco, sono state molto ostacolate, secondo me, soprattutto qui in Italia, non ne Ne so parliamo. qualcosa. Esattamente, rallentamenti, io non vorrei arrivare a toccare, però anche storicamente la Chiesa ha dato veramente dei Non l'ha mai freni. fatto. Ora non voglio fare entrare, però effettivamente è così. Secondo me, ecco, io mi Jacopo, meraviglio. secondo te quanto ha aiutato il cinema in questo a sdoganare? Da una parte diciamo bene, bene perché comunque in qualche maniera, da qualche parte bisogna pur parlarne. Certo. Quindi già il parlarne, che poi sia un fatto che la gente dice che è male, che dice che è bene, tutte queste stupidità, però ecco già l'importante è trovare una via in cui manifestare. E dall'altra. Ma dall'altra, ascoltami, io mi meraviglio tutt'oggi ancora, perché, cioè, è come, io faccio un esempio,
Troviamo, che poi è un fatto molto, credo, maschilistico pure questo discorso, eh? Che ho sentito uomini, ah, ma se c'erano due lesbiche, forse pure tu, cioè, allora, ma che stiamo giocando? Valla Dio, Esatto, io. Cioè, esatto. È un discorso virile, no? Un discorso virile, due donne sì, due maschi no, oh, perché c'è il discorso della virilità. no, esatto, poi si sente minacciato da chissà cosa, ma lui o lei che sia in generale, moglie, marito, ma non ha mai, penso, si è mai permesso a dire a una coppia eterogenea, una coppia di marito e moglie, ma tu che ci fai la sera? Che gli fai la notte? Cioè, Certo, ma cioè. assolutamente. Siamo d'accordo, insomma, che comunque tu No, non hai no. dato in gran parte, ha dato una grande mano alla fine, no? Senti, io ho vissuto tranquillamente, sono Tutto lì liberato. amici, amiche, eccoci, ho avuto uomini e donne tranquillamente che coabitavano, non esisteva il matrimonio ancora all'epoca, per me Esatto. non è mai stato un problema. Perché comunque non vado a vedere quello che è la tendenza della sessualità, vedo È chi è chiaro. la persona. Nell'orientamento sessuale, nell'identità di genere. Cioè, sono affari poi loro, si va in privato, si va su. No, no, Senti, io. Jacopo, Dimmi. tornando a Carlo, a prescindere da quello che noi vediamo, no? Di quello che noi Sì. abbiamo conosciuto, questo bambino ricevuto biondo che appunto ha un trauma crescendo, appunto porta avanti questo trauma facendosi carico anche in qualche modo della madre, di fatto, no? Coprendola in qualche modo, cercando di sostituirla per non farla scoprire, vi dicendo. Ma per te, personalmente, il personaggio di Carlo, che cosa ha rappresentato? È tosta questa. No, ci ho pensato anche spesso, proprio perché ho interpretato lui da bambino, ma secondo me era rimasto con 9 Avevi 9-10 anni, tra l'altro, no? Credo, 9 anni. anni e qualcosa, nove, quasi 9 Ah, anni e quasi. mezzo, sì. No, secondo me è rimasto, diciamo, incatenato in quello che era poi la figura forte, la figura materna, e quindi in questo limbo di protezione anche, ma con tanta sofferenza dentro di sé che portava, però non riusciva ovviamente a far altro che proteggerla. Cioè, Esatto, entri esatto. in un meccanismo che, poi lo vediamo anche in storie vere, di realtà, che gente che non si è ribellata perché la mamma era questa figura talmente che lo sormontava, che poi si è tenuto dentro di sé tutto. Assolutamente. Allora, innanzitutto, come si vive da piccoli questa esperienza? Come si vive da piccoli questa esperienza? Io l'ho vissuta in una maniera fantastica, bellissima, senza paure, anzi, devo dire che l'ho affrontato in una maniera, diciamo, molto più realistica nella sua finzione, no? Cioè, con questo gioco di. No, non l'ho vissuta. Come un lavoro gioco, come un lavoro gioco. Cari Sì. amori, ti chiede, potresti chiedere com'era Clara Calamai? Donna di altri tempi, veramente. Guarda, una persona straordinaria, quel poco veramente ha estratto in sé l'essere tenera e tutto, però te lo dico, era una donna di altri tempi. L'ho vista molto, molto tenace, molto forte, veramente con carattere da paura, anche perché Senti, hai immagino. qualche episodio che ricordi tra te e lei, Ma uno con lei sguardo? non tanto, perché era, diciamo, forse un po' schiva, entrava qualche minuto prima,
nel 7 quando toccava a lei, non era una girovaga, o una che entrava molto prima, chiacchierava, era sempre molto, io me la ricordo, posata, cioè questo alone che mi ha colpito a me. Ali Davalli, Silvia, ci vediamo tra pochissimo, perché tra poco siamo anche a Suspiria. Sì, io Suspiria. prendo Senti, tutto, scusate. tu di fatto, bevi, tu di fatto, ricordiamo che sei stato, hai incarnato il primo thriller horror, con venature horror, che è Profondo Rosso, e sei entrato di prepotenza nel primo horror vero, puro, magico, interpretato da Dario Argento. Quindi hai avuto queste due figure, seppur diverse, seppur una più emblematica, perché Carlo è chiaramente più emblematico di Albert, no? Perché è rimasto questa immagine con questo coltello praticamente, e rimarrà, lo diciamo in Sì. maniera molto chiara, netta, nitida e ferma, nella storia del cinema internazionale e mondiale. Sì, Ho un visto grande diversi siti, punto. ho visto anche anni fa un articolo del New York Times, e dico New York Times, dove tra i tanti volti dei bambini horror c'era due italiani, uno non me lo ricordo più, e uno eri tu, con il coltello di Profondo Rosso, e stavi tra dei bambini di Shining, che dicevi. Quindi è un chiaro punto di riferimento, che se lo dice, se comunque se lo riporta il New York Times, devo dire che è, cioè, bella che è fatta, insomma. Quindi rimarrai proprio emblematicamente nella storia. C'è chi, lo diciamo in maniera anche chiara, questa ha fatto 20 film e Quello non è rimasto niente, capito? vero. Quindi Ma perché è stata anche un'immagine forte, eh? Pochi secondi, ma parliamone, nel 1975 quando uscì, insomma, vedere un bambino è stata un'immagine che ha sconvolto veramente un parecchi. bambino che prende un coltello insanguinato, e si era già compreso che potesse essere il padre nella scena, diciamo, iniziale, eccolo là, ma manca il sangue. Io voglio che sopra quel coltello ci sia il mio sangue. Hai capito? Allora, insomma, che si era già immaginato, insomma, è proprio un po' la storia, poi, no? Un bambino che è costretto ad aver subito, e poi, come parlavi tu prima, la cronaca vera di oggi, Dario Argento l'aveva già anticipata negli anni 70. Quindi, E poi in dove è stata sospiro girata quella scena dell'arrivato del di bambino. Chiede Rosa? Dimmi. Dove è stata girata quella scena di Chiede Rosa? Di Profondo Rosso. Sì, credo Studi De Paolis, Quello, giusto? sì, esattamente. Ai teatri di posa del De Paulis a Roma. Così come anche Suspiria. Esatto, e tra poco ci passiamo, ma Roy, una domanda ultima su Profondo Rosso te la devo Dimmi, fare. vai. Quelle calze e quelle scarpe. Lasciamo Oh. stare i vestiti, lasciamo stare il vestitino, che erano gli anni, dovevate fare una scena di anni addietro, gli anni 70, cioè. Ma quelle scarpe e quelle calze. Ma quelli erano centrini da tavola chiusi, fatti a calze. Allora, quando vidi il vestito, grigio topo, vellutato, però Certo. poteva stare, anche perché era stato disegnato da Giorgio Armani. E dissi, vabbè, io pantaloncini corti non l'avevo mai, non mi piacevano neanche da bambino, però dissi, vabbè, quando mi tirarono fuori quelle scarpe, quasi mi sono messa a piangere, mi sono guardato mamma e gli ho fatto, ma queste sono da bambina. E dice, sì, ma all'epoca, insomma, ingoiai il rospo, e dice, va bene, ecco, ma ci sono rimasto. Quanto ti davano fastidio sui piedi quelle calze? Dì la verità, perché tanto. Uscivo dalle scene, ho le gambe bucherellate, No, te lo dico l'impronta. perché, come tu sai, mi sono operato al piede e non avevo proprio fino a sotto, perché ce l'avevo anche leggermente gonfio. Oggi mi sono dovuto tagliare anche i forbici un pezzo. Ecco, immaginati. Io un giorno a mamma gli ho detto, io vi ho sti calzini, vado al mare quest'estate, ci vado a fare le telline. Esatto, perché non so perché. Vabbè. Perché molti è. Ma io ho capito perché tu stavi in quella posizione.
Non perché te stavo dicendo che cominciamo. Oddio mio. Vabbè. Perché, così è. Capisci? Allora. Ecco qua. Io e te siamo uguali. La pianta dei piatti che muoiono. Mamma mia. Se può. Allora, che poi, adesso ha fatto la condanna, perché mo passi a Suspiria, che te lo dica a fare? Capito? Grazie. Stanno proprio bombardando, destinato. Ma ti ha fatto paura Profondo Rosso, Suspiria. Ho pure le scarpe calzine. Come la condanna a morte, praticamente, perché poi Suspiria è uguale. E tra l'altro la pure, tipo i capelli ad ananas, se c'è presente. No, che poi a caschetto mi portavo di mio, Esatto. Sì, ma lui sembravi che c'hai proprio il casco di ananas. Sì, no, mi gonfiarono. Ora faccio la mossa perché non ce l'ho più. Vabbè, però, cioè, me li ricordo, Però, sarei... adesso sì. Passiamo a Suspiria. È stato tipo girato due annetti e mezzo dopo, più o meno. Due anni dopo, nel 76. Nel 76, però, quasi, io. Neanche due anni, perché iniziamo presto, a febbraio. A febbraio, ma sì, sono andato a ottobre, qualche mese dopo era proprio il mio destino, stavamo là. Allora, come sei stato preso a Suspiria? È stata una cosa più facile perché avevi già fatto Profondo Rosso? Esatto, ecco, ci sei arrivato. Sì, praticamente lì il primo giorno c'erano tre giornate di provini, perché con il successo di Profondo Rosso ovviamente i bambini, o forse più che altro le mamme, sono aumentate. Eravamo tipo, mi sembra... Praticamente le selezioni di Nuno della Rai hanno fatto un baffo, praticamente. Capito. C'erano circa 300 bambini al giorno. Hai capito? In tre giorni, più o meno era quello. Io capitai come quarto bambino nella prima giornata. Addirittura. Quando entrai, Dario... Ma sei pure qui, Jacopo! Insomma, si chiuse la porta e gli disse al fratello: ascolta, vai, vieni, via, si firma il contratto. Giustamente il fratello disse: no, aspetta, noi ci abbiamo, cioè, a voglia te ancora, e che c'è? Salvatore, no? Salvatore. Salvatore. E Dario gli disse, dice, guarda, che dice, aspetta, ah, Max Copertino, ciao! Ciao, Max! Dai, quanto mi interrompo. Ciao, Tibia, Pictura Rosso. Ciao, Tania, ci vediamo da quanto tempo. Esatto. E praticamente gli disse Dario, dice, ascolta, dov'è il problema? Fai fare il provini a tutti e poi si farà... Comunque, Jacopo. Vediamo. No, non di dire quello. A me sì, però disse di dire agli altri se verrà chiamato, verrete informati della tranquillità. Quindi dopo due giorni ritornai tra appuntamento, si firmò, anche mia madre, perché essendo ancora minorenne, tutto quanto, entrai in questa mitica, lì non è stato quei 3-4 giorni come Profondo Rosso, praticamente ci sono stati tutti quei 9 mesi, quanto è stato, ora non ricordo bene. Se sembra una prova minore rispetto a quella di Carlo, perché ovviamente Carlo è... Ma tu sei comparso più spesso? Sì, molto più spesso, meno impatto visivo, ovviamente, esatto. Come Profondo Rosso, perché in quel breve scena... Però Jacopo, qua non ti hanno fatti i ricci. No! Quindi sei stato un po' più fortunato su questo aspetto. Almeno quelli te l'hanno lasciati. Con le scarpette però me l'hanno lasciate. Esatto. Ma poi, io glielo dovrò chiedere a Dario... Ti piacevano quelle scarpette? La sai che non... Dario? Sì, no, stavo a pensare, ma non mi sembra che io non ho mai osato fargli quella domanda. Perché... Brava, ecco, te mando in avamposto. Ti mando a fanculo. La prima cosa, secondo me. No, perché non vorrei che poi mi vorrebbe di dice guarda Jacopo, ce l'ho ancora da parte, te le regalo, vorrei. Anche perché non te... però non te le conserveresti, sì, comunque fanno parte di certo, storia, sì, quello sì. Allora,
Albert, come ti è stata spiegata la parte? Scusa un attimo, chi non mi ha riconosciuto? Ah, no, parlavo tempo, ma te parlo qualche anno fa, scusami, con Claudio Simonetti. Sì. Ma lo sai che lui inizialmente non mi aveva riconosciuto che era lo stesso bambino? Ma quanti anni fa, scusa? 3-4 anni fa, non è che 5-6. Anche 5-6. Mi disse Claudio, mi disse, ma Jacopo, ma lo sai che all'inizio, cioè, con te, profondo rosso, va bene, dice, ma poi vedi il suo spirito, te sto ragazzino, ma chi è? Però io fatto... sai che ci ho fatto casa anch'io questa cosa, quando ero piccola, io non ho collegato. No, perché il viso era un po' più, cioè, era già più sfinato, guarda che in quell'età si cresce veloce, no? Era già... velocemente, in 2 anni fai tutto. Intanto sempre Zio Tibia fanpage, un saluto a Tania, al malefico Jacopo e a tutti gli amici di Ore d'Oro. Ciao, bellissimi. No, no, e lì mi ha detto, dicevo, oh, ma lo sai che come c'è voluto, mi è arrivato, dice, pure qualcuno, ma sei di te o no? Io ho fatto, dico, sì che ero io, Claudio. Insomma, questo è un aneddoto, ci è rimasto molto... Ci sei... come l'hanno fatto salire su quel divano mentre stavi a leggere il giornale? Ah, forte! Perché, ora, voi in retroscena non li conoscete. Avevo questa attrice americana che mi doveva in quella scena, la mia come si chiama, di zia, sì, che no, chi era? Sì, la zia, no? Beh, la specie zia di zia, sì. E mi disse, cioè, doveva parlargli, però era in inglese americanizzato, io non la capivo tanto bene, stavo a vedere sto giornale americano, dico, vabbè, mi guardo le figure, e insomma, cioè, tutto, e io niente, continuavo a leggere. Allora, dopo un po', Albert, e io niente, continuavo a leggere. Alla fine si mette a ridere la gente, aspetta, stop, Jacopo, sì, ti chiami Albert, ah, ok, questo Dario, a Suspiria, con giornale e contrario, cioè Dario ti ha detto, oh, ti chiami Albert, cioè, ti chiami Albert, e dico sì, ma io ho fatto Dario, non la capisco, perché voi mi dite, tu mi dici Albert, e lei mi fa, e io... sì, perché poi lei, insomma, vecchia guardia pure lei, americana sì. Stretto. Sì, sì, americano stretto, quindi poi parlava molto veloce, e quindi io sì, a voglia... Ma te eri imbarazzato in questa, diciamo, in questa scena, nel senso, quando non capivi, eri imbarazzato, dice questa che cazzo sta a dire? No, mi metto... No, perché allora, in Suspiria, in quei mesi, io mi ero creato una cerchia di amicizie che tu neanche te lo puoi immaginare. Io ero il pupillo di tutti, perché era un casino. Facevo il serio, però ero pronto a fare... Senti, raccontaci qualche marachella che hai fatto la... Ah, ci si organizzava allora con tutti quelli degli effetti luce. Jacopo, oggi se fanno scherzo. Allora, per gli effetti dei fulmini, avevano dei cavi da paura che facevano un cortocircuito a 20-30 mila volte, faceva degli schiocchi e delle scintille che era veramente altro che mortaletti. Dice, oggi a chi gli famo paura? E io gli facevo ammizia, fammo l'ammizia appena arriva tutta bella acconciata, no? La cosa, no? Gli è su con me, si saliva perché si andava sopra con loro. Ma ricordate, hello. Sì. Allora, prendigli te Jacopo, appena arriva faglielo schiocco, c'erano queste pinze grandissime, andavo lì facendo così, c'erano questi cavi che facevano dei botti, delle scintille, lei si stompava, ecco, questo era il minimo. No, strano, dico, non mi ha denunciato qualcosa del genere, che lei è tutta sofisticata anche nella realtà, insomma. Sì, era sì, sì, di un grande del passato raccontava. Esatto. Forse era per quello che gli volevano fare gli scherzi. Sì, 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 che se la tirava un pochettino. Che era sì, anche... sì. Esatto. E allora c'era, perché quando arrivavo la mattina... Andiamo alla domanda di Silvia, Alida Valli. Alida Valli, che apporto, come l'hai conosciuta? Tua? Allora, noi già si conosceva, cioè lo conosceva mamma, abitava vicino casa nostra.
Poi c'è stato un grande affiatamento nel girare per mesi su Spiria, grandissima donna, nonostante il carattere, nonostante, ma il carattere nel senso forte, perché veniva da, come tutte le donne, da un periodo che per diventare un'attrice, o che non è come oggi, ragazzi, lì o avevano le spalle grosse o no. Esatto. E tutti i pomeriggi ci invitava, perché all'inizio veniva anche lei, però lì a Piazza Navona, hai visto, ascensori nei palazzi vecchi non c'erano, invece di fare quattro piani lei se ne faceva un paio noi più o meno, insomma, si andava a trovarla, si beveva il tè, i biscotti, si chiacchierava, e lei è preoccupatissima, ma quando esce il Suspiria, quando esce, era in paranoia. Dice, sono mesi qui che non mi dicono più nulla. Telefonava tutte le volte che eravamo insieme con mamma. Ma secondo te perché? Ma perché ha rapportato un po' i film, diciamo, e le tempistiche in generale. Effettivamente, Suspiria è stato un grandissimo lavoro, direi anche tecnologico per l'epoca, cioè. Dei colori, cioè, l'hanno dovuto prendere tre tracce, no? Sai, dei esatto, colori, i colori diversi, il bravissimo, fatto con una macchina, ricordiamolo che era l'ultima trovata per fare il esatto. Technicolor. Bravo. Dopo il Suspiria è stato addirittura credo l'ultimo film, poi sì, si farne questo macchinario. Sì, 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 è molto pericoloso. Tipo in Giappone dovete andare, c'era ancora un'azienda che stava vivendo tipo in Giappone, roba del genere. Comunque... Esattamente, poi sono delle pellicole sensibilissime. Facevano presto ad incendiarsi, erano molto pastose, cioè, quindi anche nel il modo e la maniera per come utilizzarle, se poco a poco si fermava, cioè c'era pericolo di che prendessero immediatamente fuoco. Poi ci insomma, sono una grande donna, che possono dirlo meglio. Come, scusami? Una grande donna, Lita, quindi. Sì, sì, sì. Dedita al lavoro, anche il fatto di chiedere quando sarebbe uscito il film era proprio una dedizione assoluta. Sì, 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 veramente. Una persona fantastica, ti dico, qua ho passato. Ricordiamo tutti la scena e vai lontano, sì. Meravigliosa, straordinario, meravigliosa, veramente tanto, 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 tanto. Sì. Quindi, differentemente dalla tua cara zietta John Bennett, sì. Vabbè, Ballera, What's America, What's America, sì, dai, su, no. Riconosciamo, no, per carità, però dell'epoca, insomma, molto meglio. Ti dice qualcosa un po' su tutti i personaggi, allora, quelli che hai conosciuto, chiaramente, perché mi hai detto che poi molti non si incontravano sul set. Jessica Harper, la protagonista. Ah, no, molto alla mano. Noi spesso si faceva il giro, veniva il nostro autista, alle volte non caricava solo me, prendeva magari strada facendo, perché quel giorno dovevamo fare le proiezioni, e spesso ci capitava la Jessica. Mamma, con lei, no, 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 lei è fantastica, un personaggio all'epoca molto umile, anche... non è una sì, sì. No, 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 molto alla mano, scherzosa, no, veramente, con lei. Il grande Flavio Bucci, che purtroppo ci ha lasciato nemmeno da tanto tempo, in realtà. Infatti. L'ho fatto pure azzannare. Che l'ho fatto pure azzannare. Flavio... No, nel film, ovviamente. Certo, no, Flavio, guarda, mi ricordavo un carattere come mio padre, abbastanza abbottonato, eccetera, però, diciamo, ero il pupillo anche per lui, meno male, quindi sorrisi, scherzi. Senti, c'è un'attrice che vorrei intervistare, non riesco. Stefania Casini, che io amo proprio come persona, perché ho visto una sua intervista in uno speciale proprio di Sofia, e lei è pazza, mi piace come risponde, insomma, la sua gestualità, secondo me è fenomenale. Stefania Casini, ricordiamola, è l'amica di Jessica Harper, che muore
ahimè, in mezzo ai fili spinati, una delle morti secondo me più atroci, più dolorose in assoluto. Tu l'hai conosciuta Stefania, hai avuto modo di conoscerla? Sì, anche con lei alle volte facciamo il percorso insieme con l'autista, no, anche lei, come le posso dire, no, come, tranquilla, normale, serena. Senza dirci nome e cognome, c'era qualcuno che se la tirava anche tra comparse? C'era qualche attore, qualche attrice che in profondo rosso e un Suspiria? Ma in profondo rosso no, perché l'ho detto, ma il Suspiria sì, non te dico, chi, però... No, sì. No, non lo dire, non lo dire. No, no, dico, poi al prossimo libro, che io ancora ci lavoro a mozziche e bocconi, poi uscirà. Non lo dire. No. Poi voglio ricordare anche gli altri attori, la nostra amica Barbara Magnolfi. Ah, grande Barbara! Barbara va ricordata assolutamente. Susi! Sara! Rimasto. Io ho le scarpe, lei che iniziano con la S sono nomi di serpente. Sì. Io ho le scarpette e lei è rimasta questa, vedi? Fammelo fare una volta sola. È arrivata Motori! Ma come si fa a non amarla? Dai, solo per la frase. No, però guarda, lì sono stati dei momenti fantastici. E poi vabbè, va. Lo sai che la mattina andavo a giocare con Dario Argento a Flipper. Ah, sì, pure. Chi vinceva Flipper? Ma diciamo, ogni tanto mi faceva vincere pure a me. Insomma, esatto. Sì, diciamo, dai. Poi gli ho conosciuto, perché poi ero diventato il pupillo anche di non solo il Teatro 5 dove si lavorava giustamente, ma anche il teatro accanto. Quindi produzione Devil ti chiede: hai avuto modo di vedere il direttore della fotografia Tovoli all'opera quando preparava l'illuminazione delle scene? Ma io più o meno in quel periodo ho conosciuto tutti, chi più, chi meno, nel senso, ho ricordi di tutti, perché eravamo tutti lì, era un continuo veramente, guarda, lì si parla, io ho visto migliaia di persone in quel film, bell'uomo Franco, però sai, poi con Franco Bell'uomo ad esempio ci siamo ritrovati dopo tantissimi anni, quindi già da adulto ricordare e parlare, cioè Tovoli l'ho conosciuto, però ecco, sempre nell'ambito lavorativo, sorrisi, ciao, un abbraccio, alle volte mi prendiamo le spalle, ma ha finito lì. Un po' come tutti, mi... Voglio chiudere gli interpreti ricordando Eva Axel, di cui oggi lavora la figlia, lei si è, credo, in qualche modo ritirata, penso, e sì. Non c'è più, ma anche se ha fatto una piccola parte anche lei, Susanna Iavicoli. Sì. Che non c'è più anche lei, no. Ma ha fatto appunto la sorella di Eva Axel, l'amica. Comunque, vabbè, quella che poi muore insieme a lei praticamente. Si inizia ad andare via anche lì. Sì. Effettivamente. Profondo Rosso siamo rimasti pochi. Sì, Profondo Rosso, sì. Però... Beh, più in Suspiria, perché Profondo Rosso, voglio dire, c'è l'aria, c'è Glauco Mauri, comunque che la Calamai era già anziana all'epoca, era l'ultimo film. In Suspiria, sì, qualcuno se n'è andato, Bucci, sì. Piccoli, sì, qualcuno non c'è proprio, Alida Valli non c'è più, quindi... No. Quindi mancano circa 11 minuti, però io volevo sapere da te... Se Dario Argento ti richiamasse, ovviamente per un ruolo da adulto, lui ti propone, scegli tra essere vittima, copritore dell'assassino o assassino, ti mette davanti tre scelte. Ci ho sempre pensato a questa domanda che è tutta mia, la voglio fare a te. Che cosa risponde? Lui ti offre tre scelte, ci sono tre trame, con tre persone. Quali sceglieresti? L'assassino. Bene. Mi gusta. Ottimo, perché ti ho voluto fare sempre questa domanda. Perché allora, Profondo Rosso, vabbè, la vittima. In Suspiria, no. Però, diciamo,
la Franca Scagnetti si fece un po' di male, ma a distanza, insomma, no? A livello romantico, proprio in magia nera. Quindi qualche cosa veramente che potessi mettere le mani da qualche accoltellata, come dico io. Franca Scagnetti è la mitica... sì, sì! Quella che ti dava la mano con il cane, che ancora mi ricordo, tate tam, tate tam, chi è? È un po', hai capito? Un po' ti trovi questa che esce fuori, ti fa più paura della strega. Sì, sì, no, ma guarda, mi manca, qualche accoltellamento bisogna, ma pure qualcosa di peggio, insomma, volentieri. No, comunque sia, se Dario Argento, Dario dovesse chiedere sinceramente un cameo o qualcosa, ma volentieri. Volentieri, volentieri. Io già lo so, però insomma, ricordami perché io già lo so, ma in che rapporti sei rimasto con Dario? Ma con Dario, ma io penso, guarda, una cosa, ecco, negli ultimi minuti lo voglio dire, non credo che esista, diciamo, e avviene in tutti i film, parlo in generale, parlo in tutti i film che possono essere in questo mondo. Suspiria veramente c'è stata una sorta di vera magia, no? Perché si parla anche all'epoca, ci sono stati casi strani, eccetera, sorti perché si chiamavano. Però la magia sicuramente c'è stata, è quella che siamo rimasti comunque in tutti questi anni, sempre tutti in contatto e amici. Una bella magia. Sì, questo sì. Ci ha veramente legati la Barbara, Simonetti, Dario, no, cioè veramente legati. Questo è bello, credo che non avviene così Sono come... state due esperienze diverse. In che cosa sono state? Cioè, dove sono state le diversità nei due film? Come l'hai vissuto tu, le diversità dei due film? In che cosa hai trovato la diversità sul set di Profondo Rosso e sul set di Suspiria? Dove stavano le diversità in realtà? Quelle che hai percepito tu? Ma senti, ma Profondo Rosso, l'ho detto, si racchiude in pochi giorni. Io penso la diversità forse è stato, credo, in Suspiria. Suspiria l'ho vissuto veramente molto, molto, molti mesi lavorativi, però già con un bagaglio che avevo con Dario in Profondo Rosso. Quindi la diversità, non credo che ci sia una diversità, forse un occhio diverso, un po' più maturo. Beh, comunque hai già risposto, perché giustamente tu hai detto Suspiria l'ho vissuto quotidianamente. Sì, Cioè, quindi, diciamo, tutti ma i io giorni. addirittura avevo chiesto a Dario, ma io posso, neanche quando non ci sono io nelle scene, così me lo seguo, intanto alle volte si stava lì, si entrava alle 5 di mattina, si Certo. usciva, boh, alle volte anche alle 10 di sera, nonostante che ero un Mamma mia, che orari. non è che giravi tutto il giorno, però magari dovevi aspettare delle ore per poi preparare l'altra Certo, scena. ma anche se erano dei set, ma non rimanevi io rimanevo affascinata sempre da, non so per quale motivo, ti ripeto, questa cosa per le pareti, quella parete blu della sala di Suspiria, non rimanevi affascinato da questo blu o era diverso là, dal No, vivo? era diverso. Era Era proprio sempre. così accecante, era molto forte. Sì. No, ma io quando sono arrivato c'era solo la facciata praticamente. Sì. Ho visto costruire tutto: la scalinata, le stanze delle pareti blu, tutto, 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 tutto. Io mi mettevo lì la mattina al pomeriggio, mi sono guardato tutti i decoratori che preparavano il tunnel, il famoso Certo. tunnel. Che li coloravano, cioè io me lo sono veramente gustato. Quindi ogni sette ero presente perché mi piaceva essere presente, mi mettevo lì dietro Dario, non davo noia a nessuno e mi seguivo le scene. E quindi un po' di lì, un po' di là, e quindi me lo so veramente, diciamo, Suspiria è stata costruita proprio dentro di me. Perché ero tanto che devo fare, stavo Bella lì. questa frase, Sì, bella sì. questa frase, veramente bella. Dimmi. Jacopo, Sì.
siamo partiti, dice, dove ho detto in maniera chiara che sei e rimarrai per sempre un volto, uno dei volti horror, dei simboli horror, no? Quando si pensa a un film c'è sempre l'immagine, ecco, qui c'è legato il foglio. E sì. Quindi penso che sia stato un bellissimo regalo che ha fatto Dario, cioè era progettata questa cosa, no? E lui è un grande progettatore, come abbiamo parlato anche in privato molto spesso. Oggi, come ti rapporti con questo ruolo? Il ruolo di Carlo è stato pesante. È stato pesante o è stato leggero per te portarlo tranquillamente avanti? No, io come tutte le cose, io l'ho sempre portato avanti. Ora, io anni fa per caso entrai su Facebook e quindi mi sono accorto di questa mia popolarità. Pensa eri molto amato. Sì, e comunque io poi ho fatto tante altre cose, non solo i film, eccetera, e comunque l'ho sempre presa come un bagaglio di vita. Cioè, senti, ma la prima volta che hai fatto un post, dove hai detto sono io il bambino... No, a me mi arrivò un messaggio dopo 3 giorni che io avevo un profilo non attinente a quel mio passato, però c'era la foto bellina di me da bambino, ma niente di che. Mi arrivò su Messenger, ma erano le 2-3 di notte, dice: ma tu sei Jacopo Mariani? Allora, dato che dall'epoca girava, hai visto, c'è tutto... l'equipe, tutti quanti, diciamo, di Suspiria, no? Cioè, certo. Allora girava solo quello in bianco e nero. Io avevo quello a colori, che poi oramai ha girato tutto il mondo. Ovvio, certo. Gli mandai quello, che c'avevo solo io. Glielo mandai e gli feci tutto un commento alla Shining: che sì, siamo noi, ti aspettavamo da più di 20 anni, vieni da noi. Qualcosa del genere, e questo gioca è Massimo, con noi. Gioca, questo è Massimo Bianchi, e che poi siamo diventati tanti amici. Cioè, lui ha ballato per tutta la notte in casa. Fantastico, fantastico. Intanto, produzione dice: Dario era una persona che faceva ripetere molte volte la scena, oppure era spesso buona la prima? Ma sai, è della Vergine come me. Precisino, quindi insomma fa ripetere quei pochi secondi che abbiamo girato con la Franca Scagnetti, esatto. A parte che lì ovviamente non c'è la tecnologia di oggi col computer, no. Ok, quindi sincronismi, luci, porporine che doveva scendere in quel momento, era molto alle 8 di sera dopo la giornata di, e finimmo oltre, erano quasi le 11 di sera, capite? Gli orari con tre fari, deve essere stato stupendo. Stefano dice: lui in profondo rosso è molto collegato alla filastrocca, effettivamente sì, me l'abbiamo ricordato anche noi nel corso delle copertine. Jacopo, è finito. Aspetta. Il tempo, sì, 2 secondi, vai, ora poi ti arrivano, tu lo sai, sono pronte. Evviva la mia magliettina preferita! Evviva, sì! Okay. Senti, Marcus mi sembra che era XXXXXL, vero? Giusto? Perché no, ha detto. No, aggiungi altre 2X. Come copriletto. A Marcus aggiungi altre 2X. Fida da me. A me ne fai una S. Sì, è cara. Mettiamola, dai. La S di serpente. Un serpente! Carissima, io spero di rivederti presto. Jacopo, non posso di venire giù a trovarti. Un bacio a Silvia, un bacio ad Aurora e bacio a una proposta veloce, ti voglio qui nella ultima puntata a giugno, credo, per Ore Talk. Senz'altro, conta su di me. Sempre presente, quando vuoi. Un saluto a tutti di Ore d'Orrore. Ciao ragazzi. Ciao Jacopo. Ciao.